la lista nozze è a 360 gradi. Liste nozze online, nessun obbligo d'acquisto e sconto del 5% per i prossimi 5 anni. Novità Buono Sposi. Visita il sito chiale.it o vieni in negozio. Verrà riaperta domani la strada provinciale 168 di San Germano Chiesone, dopo che venerdì scorso una frana ha costretto alla chiusura totale della carreggiata. Da domani si transiterà a senso unico alternato e a fasce orarie. Il transito sarà consentito sotto vigilanza e monitoraggio continui, dalle 5 alle 8.30, dalle 12 alle 13.30 e dalle 18 alle 24. I carabinieri della tenenza di Nichelino hanno arrestato due truffatori, un uomo di 60 anni e una donna di 43, entrambi di Chivasso, responsabili di aver raggirato un torinese di 59 anni. La vittima, Antonio, un nome di fantasia, è stata avvicinata dalla coppia di truffatori con la promessa che gli avrebbe fatto riavere la patente di guida, ritiratagli anni fa dai carabinieri, e che gli avrebbe anche ripulito la fedina penale. Il tutto al costo di 2.000 euro circa. La donna si è presentata sotto il falso nome e ha esibito un tesserino attestante la sua qualifica del medico legale. Antonio ha pagato la somma di 2.350 euro in 5 rate, ma della patente nessuna notizia. Saranno Gianduia e Giacometta, come vuole la tradizione, ad aprire la sfilata dei carri di domenica a Pinerolo. Si parte alle 14.30 da Piazza Vittorio Veneto. Il corteo si snoderà lungo Corso Torino, Piazza Barbieri, Via Montegrappa, Via di Vittorio, Piazza Terzalpini e Via Lequio. Sono 12 i carri che parteciperanno alla sfilata, provenienti dal Pinerolese, Torinese, dalla provincia di Cuneo, con oltre 1.500 figuranti. Ma la festa inizia già domani sera. Dalle 20 Corso Torino verrà chiuso al traffico e fino a notte fonda gran baccanale di carnevale con musica e intrattenimento per grandi e piccini. È stata inaugurata nei locali dell'associazione Onda d'Urto in via Vigone 24 a Pinerolo la mostra del giovane artista pinerolese Fabio Petani dal titolo Realtà illusorie. Un'esposizione che presenta la personale visione del mondo dell'artista attraverso un modo di esprimersi che si avvicina agli artisti di strada con colori forti e soggetti accattivanti. La mostra sarà visitabile fino al 12 di aprile. Per informazioni 346 3209 389.